Bentrovati in aggiornamento con il TG di 3B, un nuovo fine settimana guastato dalle perturbazioni atlantiche. Veramente questo maggio fatica a volgere al bel tempo sull'Italia, perché guardate come una zona di bassa pressione proprio nel fine settimana raggiungerà tutte le nostre regioni, soprattutto del centro-nord ma anche basso Tirreno, apportando una fase a tratti instabile con piovaschi. Diciamo che al centro-sud saranno alternate anche a momenti asciutti con schiarite. Piogge più diffuse invece al nord Italia, soprattutto sabato, e qui temperature sempre sotto le medie del periodo. Andiamo però a vedere intanto la giornata di venerdì, perché appunto si parte abbastanza bene con delle schiarite, rasserenamenti ampi soprattutto al centro-sud. Poi entro sera nubi al nord e sull'alto versante tirrenico, e proprio al nord-ovest le prime piogge, ma guardate a fine giornata anche alta Toscana, Emilia-Romagna e Triveneto. Quindi insomma un peggioramento che si farà sentire, entrerà nel vivo nel corso di sabato su tutto il centro-nord. Guardiamo le temperature, perché abbiamo avuto una metà settimana, si può dire proprio fredda per il periodo autunnale. Sono in lieve aumento venerdì al centro-sud, punte anche di 22-23 gradi tra Lazio e Toscana per i venti di Libeccio e Scirocco che accompagneranno questa perturbazione. In aumento anche sul nord-est, mentre guardate nuovamente in lieve calo sulle regioni di nord-ovest. Anche le minime saranno in lieve ripresa, però sempre fresche e frizzanti al primo mattino in pianura padana e sulle conche interne appenniniche. Ecco qui invece i valori previsti al sud, tutto sommato piacevoli nottetempo. Per quanto riguarda la nuova settimana, attenzione, non è tutto, perché l'anticiclone proprio non vuole raggiungere le nostre regioni, il Mediterraneo centrale, quindi saremo sempre in balia di zone di bassa pressione tra l'Europa centrale e l'Italia, foriere ancora di umide correnti a tutte le quote. Insomma, ancora l'avvio di prossima settimana sarà incerto con qualche temporale o piovasco. I dettagli maggiori sul nostro sito web.